Sì, che fanno di meglio. Che con orgoglio e convinzione da sempre si è avviato in questo cammino fantastico insieme al nuovo inarrestabile che è Bruno Mancini. Siamo partiti in un modo e non sappiamo mai qual è il passo successivo, dove andare, cosa fare, cosa vedere. Voi che lo conoscete, non lo so se lo conoscete bene di persona o soltanto in maniera epistolare o a distanza, ma quando ve lo conoscete di persona vi rendete conto che è tutto un mondo nuovo da scoprire, questo giovane ottantenne, qualche anno in più degli 80, che non si ferma. E nulla, quindi benvenuti a Ischia, Dita è un po' l'espressione, diciamo, la somma di quella che è la passione di Bruno, da Ischia Latte, mette insieme un po' quello che ci rende migliori, quello che ci rende più belli, una volta il disegno, una volta la scrittura, una volta la poesia, una volta il giornalismo, una volta il canto, una volta lo stare semplicemente insieme. Una volta è ricordare quelli che siamo stati, Paolo Occhi, Roberto Mercadini e tanti altri che hanno fatto parte di questa associazione, noi li ricordiamo sempre con l'affetto di aver trovato in questa associazione, che è un po', diciamo, un gruppo allargato dove non esiste una vera e propria piramide, ma dove esistono dei valori che coltiviamo e che portiamo avanti. In questi quattro giorni vi condurrà la nostra questa Pavone, che nel frattempo si viene a sedere qui al centro, così rende anche più bello lo sceneggiato, il modo che io mi sposto e gli altri stanno, quindi vi affiderò a lei. Dira, voi la conoscete, Bruno ha conservato tutte le pagine di quelli che sono stati gli ultimi 4 anni di Dira, gli ultimi 6 anni di Dira, che ho detto, qui ci sono tutte le antologie che abbiamo realizzato negli anni, c'è tanta poesia, ci sono tante opere grafiche, ci sono tanti scritti e ci sono un po' tutte le persone che hanno voluto percorrere questo pezzo insieme a me, un pezzo importante che ha visto sempre l'Ischia comunque al centro di un mondo che si regge sull'arte. Come sapete, Dira quest'anno ha allargato di molto i suoi orizzonti.